Buongiorno a tutti, grazie per essere qui e per essere qui anche così numerosi. Oggi noi celebriamo un momento particolarmente importante per la nostra comunità, Villa Iolanda nella sua nuova veste, con questa nuova pavimentazione, nuovo impianto di illuminazione moderno e bellissimo, insomma tutti gli impianti di irrigazione, videosorveglianza, le panchine comode, molto comode perché ci sono visitatori e residenti che vengono qui ogni giorno. Comunque questa bellissima rinnovata Villa Iolanda è testimone di un forte impegno da parte dell'amministrazione comunale. In questo momento proprio gli assessori della giunta qui ci si avvicinano a me, se ce n'è anche qualcun altro tra il pubblico, perché ecco, non riesco a vederli tutti. Dico, questo impegno che l'amministrazione comunale ha messo per il recupero e il ripristino di questo giardino meraviglioso che rinasce a 120 anni dalla sua creazione, è un risultato che arriva, sì, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, ma anche grazie al supporto economico che arriva da Edison nell'ambito dei fondi di compensazione ambientale, che sono poi la risultanza di un grande parco eolico che è stato costruito sul territorio di Mazara del Vallo. Oggi scopriremo una targa che è stata realizzata ad hoc proprio per ricordare questo impegno, per ricordare questo momento, un momento di grande collaborazione, e noi celebriamo anche proprio l'importanza della forza delle buone collaborazioni tra pubblico e privato in questo caso, collaborazioni che poi comunque non finiscono qui, ma di questo magari vi parleranno il sindaco o il sindaco Salvatore Quinci, che io saluterei con un caloroso applauso, o il dottor Fabio Lamioni, AD di Edison Rinnovabili, anche lui poi avrà qualcosa da dire. E allora io passerei a questo punto proprio la parola al sindaco Salvatore Quinci per scoprire questa targa che ricorderà questo forte impegno per il ritorno alla fruibilità di questo parco bellissimo, di questo polmone verde della città di Mazara del Vallo, Villa Iolanda. Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti gli ospiti. Grazie per aver accolto il nostro invito e per essere qui con noi a condividere questo momento. Saluto gli insegnanti, le insegnanti, tanti ragazzi, rappresentanze degli istituti scolastici di Mazara, soprattutto scuole medie, ma saluto anche gli studenti del nautico dell'Alta Villa, l'ultimo anno, pronti a imbarcarsi in nuove avventure. Non so se avete notato il gioco di parole, ragazzi. Io sono molto emozionato perché, dato saluto anche il dottore Bucca, il comandante del Corpo di Polizia Municipale, i dirigenti qui presenti, il dottore Bua, Salvatore Ferrara, che è il nostro tecnico, che si è inventato questo impianto di illuminazione, che ieri è stato apprezzato dagli ospiti di oggi. Guardate, io gli avevo chiesto: Salvatore, voglio la villa illuminata a giorno, ma contemporaneamente voglio una luce soffusa, delicata, che non disturbi. Io pensavo di avergli lanciato un bel rompicapo, invece la sfida è stata accolta e superata brillantemente, perché la sera stare qui è uno spettacolo. Saluto gli amici dei media che sono qui a testimoniare questo importante momento. Dicevo, sono emozionato per avere qui, posso dire, gli amici di Edison Rinnovabili, il management guidato dall'amministratore delegato. Io spero che voi ragazzi sapete cos'è un amministratore delegato in un'azienda, no? È il numero uno, è come il sindaco per la città, è quello che in capo a sé ha tutte le responsabilità, ha la guida e che si circonda di una squadra che è davvero straordinaria, quella che vedete qui insieme a lui. Un po' come io mi circondo degli assessori, della giunta e di tutti i dipendenti comunali. E noi abbiamo già inaugurato la villa il 16 agosto,
e non è stato perché avevamo fretta, ma perché, guardate, nelle giornate estive di una calura insopportabile abbiamo scoperto, insieme ai tanti turisti che hanno affollato la nostra città, che hanno animato le vie di Mazara, com'è bello stare qui anche in orari impossibili. E abbiamo, perché avevamo dimenticato cos'era Villa Iolanda a Mazara, ed è sembrato quasi di tornare indietro nel tempo, un viaggio a ritroso. Io venivo qui con un cugino di mia mamma quando ero piccolissima, avevo 5-6 anni, lui veniva a Mazara a fare le vacanze estive, le ferie, perché viveva fuori, e venivamo qui a mangiare il gelato al limone. Ed era, sono ricordi che io sono indelebili nella mia mente, e davvero mi è sembrato di tornare indietro nel tempo. Oggi invece facciamo un viaggio in avanti, scopriremo la targa che ricorderà la storia di questo posto insieme con chi ha reso possibile tutto questo. Guardate, nella vita niente è dato per scontato. Questo incontro con una grande azienda di Milano, così distante da noi, che però ha deciso di venire a investire nel nostro territorio per produrre energia pulita, cioè un percorso che possa consentire un futuro ancora sostenibile e sano per il nostro pianeta, facendo contemporaneamente business, perché le aziende devono produrre valore economico, cioè utile. E però un incontro con noi mazzaresi generativo di valore, e il valore lo possiamo toccare, è qui, è in questo luogo dove tutti quanti noi siamo, e queste occasioni non capitano spesso nella vita, per cui per me oggi è un modo per celebrare insieme alla città che rappresento e a tutti voi questo incontro e questa occasione che non è stata sprecata, ma al contrario è diventata un momento davvero positivo nella nostra vita e nella vita di questa città. Per chi non lo sa, questa villa quest'anno celebra i suoi 120 anni di vita. È stata costruita nel 1903. Chi si ricorda quando la villa era circondata da una recinzione, c'era un cancello ed era chiuso, mica si poteva entrare qui. C'era il custode che al mattino apriva il cancello, si entrava, all'orario chiudeva e tutti via. Poi nel tempo la recinzione è stata tolta per consentire a tutti quanti un ingresso sempre libero e gratuito. Col tempo le luci si sono spente, la pavimentazione si è deteriorata perché questi alberi hanno radici profonde e fanno danni se non sono messe al sicuro. E col tempo è diventato un luogo di degrado. Oggi è tornata quella di una volta. Questi alberi hanno la stessa età di Villa Iolanda. Sono alberi ultracentenari, 120 anni. Sono stati piantati quando la villa è stata costruita. Guardate che in giro in Italia non ce ne sono tanti parchi dove ci sono urbani, dove ci sono alberi ultracentenari che stanno così in salute come questi, no? E tutto questo per dirvi che oggi per me personalmente è un gran giorno di festa, e devo dire che siccome nella vita giorni di festa non ne capitano tanti, me lo sto godendo appieno. E per la nostra città è un giorno per commemorare 120 anni della Villa Iolanda e per celebrare un'amicizia e una collaborazione vera, leale, con una grande azienda e un incontro che ha generato tutto questo, che è Edison Rinnovabili. Se guardo alla mia destra, vedo l'Arco Normanno che tra qualche giorno sarà incartato e che sarà oggetto di lavori di restauro che consentirà a noi di tenercelo lì ancora per i prossimi decenni. Anche questo è un dono, è un'azione consapevole, generosa, fatta nei confronti della città di Mazara,
da parte di Edison Rinnovabili. Io non ho più parole, le ho terminate tutte, passo la parola all'amministratore delegato di Edison Rinnovabili, che ha avuto il piacere, per noi l'onore, di venire fino a Mazara del Vallo, Fabio Lamioni. Buongiorno a tutti, grazie, grazie dell'invito, un caro ringraziamento a tutta l'amministrazione, un caro ringraziamento a tutti voi che siete presenti qui in questo momento che è molto particolare. Devo dire che non è scontato, quello che sta succedendo non è scontato, quello che sta avvenendo non è scontato, non si riesce sempre a trovare una sintonia di intenti con le amministrazioni come noi abbiamo trovato con questa amministrazione. Mi ricordo la prima volta che il sindaco venne a Milano, dovevamo parlare, dovevamo negoziare le convenzioni, e a volte le negoziazioni diventano tirate, diventano proprio negoziazioni commerciali, dove si vede che si è attaccati essenzialmente al soldo in più, in soldo in meno. Lì abbiamo trovato subito la sintonia, no? È chiaro che noi siamo stati subito aperti, perché quando abbiamo visto le proposte che ci viene fatto per la comunità e vedere qual era l'intenzione dell'utilizzo di dei soldi che vengono dalle convenzioni per le compensazioni ambientali, noi abbiamo subito accettato di buon grado, perché questo è il nostro modo di vivere il territorio, cioè diventare partner. È evidente, come ha detto il sindaco, noi siamo qui, siamo un'industria, il profitto, noi teniamo profitto, però non vogliamo arrivare qui, mettere le nostre pale, i nostri campi fotovoltaici e basta. Noi vogliamo essere partner delle comunità, lasciare al territorio quello che spetta, e questo è un meraviglioso esempio. Io devo dire la verità che le prime volte che venivo a Mazara, sì, avevo capito che qui c'era un parco, però la sera era tutto abbastanza buio, non riuscivo. Ieri sera siamo passati e siamo rimasti sorpresi, illuminato con una luce meravigliosa, pieno di gente a passeggio, e questo è bellissimo. Oggi siamo arrivati, abbiamo fatto un pezzettino in strada a piedi con la giacca, credetemi, un caldo incredibile, no? Siamo arrivati qui, meraviglioso. E allora, detto ciò, cosa dire? Questo è bellissimo, è bellissimo. È veramente come noi vogliremmo sempre andare avanti con l'amministrazione, essere veramente dei partner, trovare una sintonia di intenti che, vi ripeto, non sempre riusciamo a trovarla. E questo è essenzialmente merito del vostro sindaco e dell'amministrazione tutta che lo sta supportando. Vorrei dire un'altra cosa, quindi è chiaro che noi ci abbiamo gli impianti e le iniziative, però per il territorio non finiscono qui, no? Questo è un utilizzo di una prima parte delle compensazioni ambientali, ci saranno in seguito. Poi anche il sindaco vi ha accennato a una sponsorizzazione, quella del restauro dell'Arco Normanno. Allora è chiaro che anche qui fa parte tutto di un progetto, di una collaborazione. È il simbolo della città, benissimo, serve un contributo, un aiuto per sistemarlo e per restaurarlo. Eccoci, noi ci siamo. In queste occasioni noi siamo sempre presenti. Non vogliamo fare il mordi e fuggi, non è questo lo scopo della Edison. Lo scopo della Edison è essere operatori responsabili nella transizione energetica orientati alla sostenibilità. E qui fatemi parlare di un altro piccolo progetto di cui poi sono molto felice di sentire il feedback che viene dagli studenti sulla sostenibilità. C'è un progetto che abbiamo fatto con le scuole per cercare di dare la cultura ai giovani sulla sostenibilità, su cosa vuol dire vivere il pianeta forse in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo fatto le nostre generazioni. Ed è di lì che dobbiamo partire, dobbiamo investire sui giovani, dobbiamo investire sulle scuole, e sono molto molto felice di sentire cosa ne pensate, perché io devo dirvi la verità, ho i feedback che mi arrivano dai colleghi, tutto bello, tutto bellissimo, i famosi KPI che sono dei numeri che fanno vedere in quanti avete risposto, in quanti avete contribuito. Però poi la sensazione da voi diretta è quella che mi fa più piacere. Quindi, che dire, io sono felicissimo di aver partecipato a questa giornata. Venire da Milano è un attimo, non è un problema, e quindi ho accettato di assoluto buon grado l'invito della vostra amministrazione. Sono assolutamente contento di aprire questa targa e di lasciare un qualche cosa alla vostra comunità, alla comunità tutta. Questo è il nostro scopo e questa è l'unità di intenti che noi abbiamo trovato con la vostra amministrazione. Grazie a tutti. Sì, allora a questo punto le scuole, sì, mi dicono c'è qualche scuola che vuole intervenire, qualche dirigente che vuole intervenire? I ragazzi, e allora, vuoi venire tu? Ok. Ti tengo il microfono così tu tieni il foglio e leggi.
si deve presentare. Come si certo. E allora tu come ti chiami, da quale scuola arrivi? Nicolò, e vengo da Luigi Pirandello. E poi conosci tutti i tuoi amici? Vuoi sì. Vuoi dire tu i nomi di quelli che sono qua con noi? Allora, lui è Rocco, lui è Leonardo, lei è Rowena, lei è Linda, lui è Flavio, lui è Matteo, lui è Pietro. Da questa parte li conosci? No. No. E allora? Okay. Salvatore Mannina, là ci sono i miei amici, uno si chiama Diego Romano e l'altro Francesco Frontiero. Ilaria Abate della Giuseppe Grassa. Noi invece siamo due ragazze dell'Istituto Comprensivo Borsellino Aiello, della classe io terza D e lei terza B. Francesca Norrito. Ecco, questa è l'energia pura, è vero? Leggi pure. L'educazione è fondamentale in tutto. È fondamentale per la trasformazione sostenibile del nostro mondo e la scuola rappresenta il luogo per eccellenza dove promuovere progetti che puntano a sviluppare la consapevolezza dei giovani rispetto a temi come il cambiamento climatico e energie rinnovabili. Con questo obiettivo, gli alunni della scuola media Luigi Pirandello hanno partecipato al progetto ideato da SAEF in collaborazione con Edison, attraverso l'uso di una web app che ha permesso di vivere un'esperienza di gioco coinvolgente, approfondendo le tematiche della sostenibilità attraverso il completamento di challenge personalizzate. Tra le varie classi ci siamo sfidati a colpi di quiz sulla sostenibilità e sul riciclo e compiuto missioni con l'obiettivo di raccogliere punteggio. Alla fine del percorso abbiamo inoltre avuto l'opportunità di vincere dei premi ecosostenibili, tra cui una giornata all'insegna della sostenibilità. Grazie Edison per l'opportunità. Ecco l'energia dei giovani che entra, che incontra l'energia di Edison e il risultato è questo. Possiamo scoprire la targa? Direi proprio di sì, a meno che non ci sono altri interventi. Ah, abbiamo interventi da altre scuole. Dalla Grassa. Chi legge? Io. Sì. Un anno fa, grazie al progetto Sostenibilità Mazara, appunto sostenuto dalle due aziende Edison, SAEF e l'amministratore comunale, ci siamo impegnati, noi delle classi seconda e terza degli istituti comprensivi scuole secondarie di Mazara del Vallo, a sostenere l'ambiente attraverso la piattaforma Planet Mazara, dove abbiamo scoperto dei metodi per migliorare il nostro mondo. Con le mission e le sfide che ci venivano virtualmente lanciate, abbiamo imparato in modo ludico e coinvolgente i vari temi ambientali, come i cambiamenti climatici, le risorse rinnovabili. Il progetto aveva un duplice scopo, infatti da una parte mirava a sensibilizzare noi ragazzi a tenere un comportamento ecosostenibile, dall'altro invece serviva a farci imparare in modo semplice le energie rinnovabili. È stato molto bello per noi ragazzi delle scuole secondarie, classi seconda e terza, impegnarci in maniera divertente, mettendoci in competizione tra di noi con un solo obiettivo, ovvero quello di migliorare il nostro pianeta. Vogliamo ringraziare il dirigente, la dottoressa Eleonora Pipitone, per averci dato l'opportunità di partecipare a questo progetto, la cui docente referente è la professoressa Caterina Fodera. Le sfide tra le classi, i punteggi, le classifiche e i gadget ecosostenibili ci hanno spronato a dare il meglio di noi. Infatti cercavamo di approfondire i temi trattati. Oggi più che mai siamo convinti che per fare le cose in grande bisogna partire dalle cose piccole. Infatti per salvare il nostro pianeta dobbiamo iniziare dalle nostre case. Solo così potremmo dire che ci prendiamo cura del nostro pianeta. Ringraziamo quindi la piattaforma dell'Edison per averci permesso appunto di passare questa giornata meravigliosa al Parco Avventura e anche l'amministratore per averci permesso di restaurare Villa Yolanda e l'Arco Normanno. Qua ci sono due competitor fortissime, c'è qualcun altro che deve parlare? Ok.
Lo scorso anno scolastico noi studenti delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Giuseppe Grassa abbiamo partecipato al progetto Planet Mazara, sostenuto dalla dottoressa Misuraca Mariella e promosso da Edison, con il patrocinio del comune di Mazara del Vallo. Due gli obiettivi: sensibilizzare i ragazzi a sviluppare comportamenti sostenibili nei confronti delle risorse naturali e di conseguenza nei confronti del climate change, stimolare il loro interesse verso le energie rinnovabili in modo che possano approfondire il tema e diventare più consapevoli. Perfetto, un bel applauso e terminiamo l'intervento con la dirigente Eleonora Pipitone. Grazie, ringrazio i ragazzi, ma sono io a ringraziare intanto l'amministrazione comunale, questo partner d'eccezione che è Edison. E dico, non ho niente da aggiungere perché loro hanno già detto tutto. E tutto quello che loro hanno pensato hanno anche scritto, quindi vorrei omaggiare l'amministratore con questa copia del giornale di Sicilia col quale abbiamo collaborato per tutto l'anno scolastico pubblicando nella sezione scuole tutti gli articoli redatti sempre dai ragazzi per le iniziative che per loro hanno rappresentato un accrescimento, un valore aggiunto nel loro percorso formativo. Quindi qui a pagina 21 c'è questo articolo che magari potete anche conservare e quindi la ringrazio personalmente per questa grande opportunità. E quindi dall'entusiasmo dei miei alunni, loro rappresentano tutto il resto della comunità scolastica, ringrazio anche la professoressa Foderà che si è occupata di guidare queste sfide che li hanno gasati moltissimo in maniera sana, una competizione sana, e che iniziative come queste vengono poi continuate nel tempo perché è bello dare continuità. Fra l'altro in piena armonia e coerenza col nostro tema del curriculum d'istituto che io mi prendo cura di, quindi proprio servito sul vassoio d'argento. Grazie, grazie a voi. Terminiamo con la ciliegina sulla torta. Attraverso una piattaforma digitale Planet Mazara abbiamo avuto un'esperienza coinvolgente approfondendo la tematica della sostenibilità, rispondendo a quiz, completando diverse missioni e alla fine siamo riusciti a vincere numerosi premi sostenibili. Alla sfida hanno partecipato 32 team di tutte le scuole secondarie di primo grado di Mazara del Vallo che hanno affrontato 4 missioni e 4 quiz. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Canzellori Elisa, al dottore Venditti Dominique, al dottore Moretti Andrea, al dottore Mondelli Matteo. Grazie al contributo elargito da Edison S.P.A. gli alunni e le alunne delle classi seconda C e seconda G dell'anno scolastico 2022-2023 hanno avuto la possibilità di vivere un'esperienza sostenibile, immersi nella natura del Parco Avventure di Erice. Abbiamo terminato. Chiudiamo con un bel applauso e direi che possiamo passare a questo punto al sindaco. Sì, ragazzi, allargatevi, state qui con noi, ci allarghiamo un po' dietro così è ben visibile a tutti la targa. Io finisco di salutare tutti, saluto l'Associazione dei Finanzieri in Pensione che sono qui a vigilare con noi, so che vigileranno in futuro anche su questo posto che ha bisogno della cura di tutti e siamo pronti, Mariella, a scoprire la targa, a te. Perfetto, allora con grande emozione veramente scopriamo la targa che ricorda il recupero di questa villa meravigliosa a 120 anni dalla sua costruzione, dalla sua creazione, un recupero che avviene grazie all'impegno del Comune di Mazara del Vallo, dell'amministrazione tutta e grazie al supporto di Edison. Prego. Vogliamo aggiungere altro, sindaco? Ok, allora grazie a tutti per aver condiviso con noi questa grande emozione e per aver vissuto con noi questo momento di particolare importanza. Grazie, grazie a tutti.